Tradurremo anche in brani cantati. Il brano si chiama Relax. Thank you.
di vita personale del qui presente Giorgio Cavalli, in arte Mr. Blue. Il brano si chiama Doc Blues, è dedicato al mio medico curante, che praticamente impazzisce tutte le volte che lo vedo, anzi ultimamente non l'ho neanche più, si è licenziato, non mi vuole neanche più vedere, perché tutte le volte che vado da lui ho la lista dei mali e non mi sopporta più. Di conseguenza questo brano è dedicato a tutti i cinquantenni o sessantenni che ogni giorno che si alzano hanno un malino in più, che però attraverso, ad esempio noi attraverso la musica, si curano completamente. Grazie. 1, 2, 3, 4. Yeah.
down with my trouble be. Questi brani sono praticamente sconosciuti e capisco benissimo il pubblico che molto spesso rimane spiazzato ad ascoltare pezzi che non conosce. In questo caso avete ascoltato alcuni spezzoni della mia vita personale, quindi in questo caso ho violato la mia privacy, ma un chitarrista di blues lo può anche fare. Prossimo brano. Direi che se riesco a leggere fino là, anche avvicinandolo non succederà niente. Ah, ok. Il prossimo brano è un grande brano di blues, di un grande compositore, di un grande carcerato. Musicista mi hanno chiamato, ma era meglio carcerato, questo è uno dei miei motti. Questo praticamente Lead Belly ha scritto questo blues tra un carcere e l'altro, ha vissuto la sua vita in carcere, e questo blues è Good Morning Blues, è la visione di un afroamericano che vive in modo disagiato, che tutte le notti vede il blues che gli cammina intorno al letto e lui parla con il blues e lo fa diventare una persona fisica. Yeah.
on you. Che siamo in buona compagnia, vi farò fare forse un bel coretto come di solito si fa nei concerti blues per valutare il successo della serata. Se molti partecipano al coretto, tutti sono contenti, addirittura l'organizzatore è disposto anche a dare qualcosa in più. Non vorrei perorare questa causa, visto che noi siamo musicisti, d'altronde facciamo un mestiere che nessuno ci garantisce. No, sto scherzando. Sono fortunato, un privilegiato, perché faccio musica, nonostante quello che succede. In ogni caso vi chiederò di fare un coretto che dice tre parole fondamentali. Got my mojo working. Cosa l'estu lavorir qui? Adesso ve lo spiego. Negli afroamericani che stanno verso New Orleans, di solito usa una consuetudine, quelli che girare dai negozietti e trovare delle polverine per farli innamorare e per fare dei mojo le proprie amanti. Quindi i mojo non sono nient'altro che porta fortuna. Il più famoso mojo è il mojo hand, che usava molto spesso Muddy Waters, infatti questo è dedicato a lui ed è mojo working. Thank you.
miei amici. Lo inviterei sul palco con la sua armonica preferita di là per fare questo brano. Il microfono è già pronto, è solo da accendere. La seggia non può decentrata, è solo da spostare. Adesso glielo sposto. Voglio chiamare Max. Eccolo qua, Max De Rosa di Ravenna, che suona la sua armonica. Eccolo qua la sua... Max. Accendi il microfono ed è tutto tuo. Ascoltiamo questo che una volta era nominato da un nostro amico MDJ Forest il sassofono del Mississippi. Ascoltate il vostro sassofono. Da Ravenna, il sassofono del Mississippi per voi. Siamo tutti, credo, affezionati a questo mese che è agosto.
purtroppo sta per finire, e dedico appunto questo meraviglioso, questa meravigliosa stagione con questo brano di George Gershwin che si chiama Summertime.
should have, baby. Finale rivenuto e corretto. Grazie per l'impianto, che oltretutto va anche molto bene. Adesso facciamo riposare un attimo Giorgio, perché volevo farvi ascoltare con la mia voce, mia personale, questo pezzo di Delbert McClinton. Delbert McClinton è un artista statunitense, poco noto, ma non per questo meno bravo, che ha scritto questa canzone che si chiama Back to Louisiana, quindi ritorno in Louisiana. Allora, io personalmente non ci sono mai stato, ma mi è piaciuta l'idea di questa persona, come dice il testo, che passando per la Louisiana, per il Baton Rouge, incontra una ragazza, la guarda negli occhi e questi occhi se li porta dietro, quindi questo ricordo lo porta con sé e scrive questa canzone della volontà di tornare appunto in quei luoghi per rincontrare questa donna, perché il blues in definitiva poi parla di cose così, parla di amore, parla di bisogni primari, e in questo caso appunto è Back to Louisiana. Behind.
talking to you, but you know the time. I gotta find my baby, gotta move on down the line. Back to Louisiana, to that girl I left behind. Chiede l'apporto dell'armonica, quindi caro Mas, ti tocca. Un brano di, non ricordo mai chi è questo qua, Willie Dixon, sì, perché Willie Dixon li firmava tutti lui, suonava contrabbasso. My Babe, right. Potete battere le mani così, batte. Yeah! Un po' di groove. Oh no, she don't stand no cheating on my babe.
They call it stormy Monday, and Tuesday just as bad. Call it stormy Monday, and Tuesday just as bad. And Thursday I'm at worst, and Tuesday I'm so sad. Mercy, oh mercy, hold me. Anybody seen my baby? Please tell me. He gon' flash in Friday, and Saturday go down to church. This worst, and Tuesday I'm so sad. They call a stormy Monday, and Tuesday just as bad. They call a stormy Monday, and Tuesday I'm so sad. They get a baby down the very down the gate, but you done held all right. Oh, Lord, help me, Lord.
dirlo. Grazie, grazie. Stoney Moldy, un classico del blues. Ok, un brano che faceva Bessie Smith. Hello. Hello, Max. Del 1929, quindi diciamo che facciamo musica moderna. E in questo preciso istante Massimo sta sfoderando il suo ukulele, strumento che è ultimamente molto usato, soprattutto in rete. Infatti lui pesca con l'ukulele e pesca delle carpe lunghe 20 cm. Allora. Oh, controlliamo la curva d'aura. Oh, quasi. Proviamo, proviamo. Perché l'ukulele è uno strumento molto particolare, molto delicato. Molto sensibile, perché molto sensibile. È piccolina e che piccolina ha bisogno di cure. Ah, tu lo metti come femminile. L'ukulele per me è una lei. È una lei? Sì, è una lei. Ma si chiama Lele? Dovrebbe chiamarsi Leila. Ukuleila, va bene, ok. Vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio tecnico. Questa è una canzone che... a parte che è un classico straordinario che hanno cantato tutti, tra gli altri anche Eric Clapton, come ben sai. Dedicato appunto al nostro organizzatore, il grande Pippo Tadolini, che ha organizzato Pippo questa meravigliosa serata. Bravissimo, devo dire. E grande entusiasmo, grande impegno, e non è facile, devo dire, organizzare. Bravi, bravi. E quindi è una canzone che ha un testo che credo che molti di noi che magari hanno una certa età sostanzialmente, che hanno già un po' di vita alle spalle, mi piace meglio dire, possono anche magari trovare un po' di sé dentro, perché tratta di quando tu sei famoso nella tua vita, che hai un momento di successo di vario tipo, che può essere comunque di notorietà, di successo, diciamo, della vita di ognuno di noi, e tutti ti sono amici, e magari invece quando questo successo sciama e ti trovi magari invece in una situazione di difficoltà, questi amici si perdono un po'. Ecco, questo nobody knows you when you are down and out, quindi nessuno ti conosce più, nessuno ti vuole conoscere quando non sei veramente al top. Place to go. I get my hands
fai così. Adesso mamma. Facciamo un brano, il primo brano che ha registrato Elvis Presley con la Sun Records, col suo produttore, il generale, che poi l'ha portato alla morte perché impersonificava il business. Il business ha ammazzato più o meno una cinquantina di artisti: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, un sacco di gente. Per fortuna mi sono accorto, ci sono passato attraverso e sono salvo. Sono arrivato a questa età senza aver avuto dei grossi contatti col business, e sono, mi posso definire, fortunato. Quindi, dedicato a tutti questi scomparsi, Amy Winehouse è un'altra. Elvis. Sentito sulla strada e ne ha fatto un successo mondiale.
potremmo anche metterci dentro un solo di armonica. Grazie Max per le tue note gentilmente concesse in questa meravigliosa serata nel cuore di Romagna. Grazie a voi. Accendi il microfono. Red Light Big City. Gone to my baby's head. Yeah.
Vitali, Max Benassi. Grazie, grazie. Aspetta, aspetta che facciamo un altro brano insieme. Ti facciamo suonare Cocaine in Me, in questa versione strana di un brano di J.J. Cale rifatto da Eric Clapton. Ciao ragazzi, grazie di essere intervenuti. In questa versione molto latina.
you don't lie. Cocaine, all right. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Walking by Myself è un brano di Jimmy Rogers, non di Jimmy Reed come ti avevo erroneamente detto prima, di Jimmy Rogers, ma è stato portato però al successo da un chitarrista purtroppo scomparso, grande chitarrista che era nato come chitarrista rock duro, hard rock, Thin Lizzy, sì, Gary Moore che l'ha portato al successo veramente planetario, questo Walking by Myself, che è uno dei tanti blues ripresi dai personaggi così degli ultimi 30-40 anni della scena inglese e americana, come Eric Clapton, ha fatto tantissimi brani di Robert Johnson, e invece Gary Moore aveva tirato fuori questo Walking by Myself. Noi l'abbiamo voluto riproporre in una chiave più blues, con l'ausilio di uno strumento che è questo tubo, questa slide si chiama, no? Questo tubo di metallo che permette di fare questo suono tipicamente hawaiano, un po' tipo Lonely Tunes, vi ricordate, no? E quindi noi invece questa sera lo usiamo per suonare questo vecchio blues di Jimmy Rogers, Walking by Myself.
vogliamo raccontarti una per questi ultimi brani della serata. Gypsy woman told my mother before I was born, no man try coming, because mess we got, gonna make a pretty women, chop and shout, that wanna know. With you, I'll make you girls clean it by my hand. That world wanna know. Keep a ball for good luck, yeah.
L'ultimo brano è dedicato a Lennon e McCartney. Questo anche poi magari anche con questo qua, così qui concludiamo insieme. Tanto è sempre in sol, open G in sol, Revolution. Gonna be all right. Everything's gonna be all right. All right.
anche qui con noi, ci darà una mano per questo coro e faremo Sweet Home Chicago. They can knock your head from the door.